Conosco e ho frequentato Pietro Grossi per quasi 20 anni, a partire dai primi anni 80 fino alla sua morte, in varie forme, in vari modi, con varie tipologie di collaborazione, da quella iniziale, formativa. Una delle cose più carine che ricordo di Grossi, certamente mi ha insegnato a programmare in Fortran, uno dei linguaggi formali di quegli anni per i computer. E poi dopo in varie forme di collaborazione, soprattutto successive, in cui mi aveva fatto entrare in contatto con il CNR, con il Conservatorio di Firenze, dove poi ho anche insegnato per 3 anni. Quindi un rapporto che si è strutturato nel tempo, si è anche modificato, e posso senza dubbio dire che Grossi è stato una delle figure che in maniera anche originale, inusuale, mi ha influenzato il mio percorso di musicista e di ricercatore. Come questo è anche difficile dirlo, nel senso che Grossi è una persona che influenzava attraverso il suo lavoro, attraverso un modo di intendere la musica, di intendere la ricerca, di intendere il fare arte di oggi, senza però creare scuole. Quindi in qualche maniera si è coagulato certamente un gruppo intorno a Grossi in quegli anni, specie negli anni 90, un gruppo che però ha attinto dalla sua esperienza, ma che poi ha in qualche maniera lasciato libere le persone di fare i propri percorsi. Grossi è stato senza dubbio un pioniere. Pioniere importante della musica elettronica analogica italiana, della computer music italiana, ma alcune delle idee che lui ha lanciato, alcuni dei percorsi che ha in qualche maniera esplorato, hanno un rilievo senza dubbio internazionale. E negli ultimi tempi, ripensando a questa esperienza di Grossi, mi è capitato di definirlo come una sorta di viaggiatore senza zaino. Un viaggiatore che certamente attinge dalla sua esperienza, dalla sua tradizione, è stato un grande violoncellista, un compositore, un musicista tutto tondo. Però un viaggiatore senza zaino è colui che non ha necessità di comprare niente, di mettere niente nello zaino, di stratificare niente, di memorizzare niente, perché è sempre alla ricerca di esperienze nuove, talvolta anche buttando via quelle precedenti. Quindi una figura importante per l'Italia, una figura che ha saputo riconfigurarsi completamente dal mondo analogico della musica elettronica, la computer music, dove ha certamente influenzato, il percorso storico italiano, fino alle ultime esperienze sull'arte visiva, sulla home art e di vario altro tipo. Ci sono forse 3 aspetti che mi piace sottolineare rispetto ai tanti che si potrebbe invece sottolineare. Uno molto curioso è la sua ossessione per la fatica, no? La fatica che il musicista fa, che il violoncellista fa per imparare a suonare lo strumento. Gli anni di lavoro, di studio che necessitano per arrivare a dei risultati. Questa cosa lo ossessionava. A tal punto che lui diceva che con i nuovi strumenti, con gli strumenti digitali, questa fatica non sarà più necessaria, e quindi lo vedeva come una grande conquista. In qualche maniera, creando un parallelo con un libro famoso degli anni 60, famoso in modo di dire, anzi direi quasi sconosciuto, ma famoso per lui, a cui spesso si ispirava, che era il libro di Renato Famea, Lo sconcertante mondo nuovo di domani. E da questo libro lui aveva tratto questa frase, tutto per tutti, infaticato, no? La possibilità che il computer dà di fare musica, di fare arte senza fatica. Questa è una delle grandi ossessioni di Grossi, uno dei grandi suoi temi. E certamente un altro dei temi importanti è il futuro, la visione del futuro. Molti parlano di Grossi come un futurologo. Certamente alcune delle cose che lui ha delineato
si sono poi avverate, anche se con sfumature diverse, con declinazioni diverse, no? Basti pensare alla musica in rete, questa delle reti che poi lui stesso ha avuto modo di sperimentare, di fare delle esperienze importanti, la prima esperienza in telematica musicale al mondo, la firma nel 70, grossi. Ma soprattutto questa attitudine di vedere la rete come uno strumento formidabile per la comunicazione, per lo scambio di informazioni musicali e così via. Certamente Grossi è stato uno dei primi, uno dei più dei sostenitori più importanti, e ha visto già le derive che questo strumento poteva avere in futuro. Un'altra piccola curiosità di questo suo modo di intendere il futuro è ancora, peraltro non si è avverata, è quella dei chip cerebrali, no? Più volte diceva, ma chissà, in un futuro potremo metterci un chip nel cervello, per esempio, che ci aiuta a parlare le lingue, che ci aiuta a suonare uno strumento, no? Questa sarebbe una deriva molto interessante di, come dire, espansione corporea, no? In cui forse molti film hanno prospettato, che molti romanzi prospettano, no? Ma è interessante sentirla venire fuori negli anni 80 da un musicista, no? Quindi questo aspetto del futuro, della costante tendenza al futuro, è stata una delle caratteristiche che ha senza dubbio contraddistinto tutto il suo percorso. Un altro aspetto per me è abbastanza importante è quello del suo percorso sulla musica automatica, no? E lo leggo molto a un altro aspetto. Albert Mayer ha definito Grossi un grande esponente del minimalismo. Sono estremamente d'accordo su questo. Si dibatte molto oggi sul minimalismo, specie nella musica elettronica, su questa necessità probabilmente legata alle miriadi di iniziati che oggi si affacciano alla musica elettronica. Aperta parentesi, questo è un altro degli aspetti che Grossi in qualche maniera aveva previsto, il fatto che gli strumenti digitali senza dubbio allargheranno la platea, no? Chiusa parentesi. E forse questa necessità di avere cose semplici. Non è questo il concetto di minimalismo in Grossi. Il concetto di minimalismo in Grossi è un concetto, secondo me, che ha a che vedere con l'essenzialità delle cose, con il fatto che con una piccola cosa si può raggiungere tante persone, si può raggiungere un risultato molto ampio. Con una piccola routine programmata in un linguaggio molto semplice si può fare musica per un anno. Si può costantemente generare musica sempre diversa, questa è un'altra delle sue linee guida, musica sempre diversa per un anno, per un secolo. C'è un caso, fu per qualche giorno ospite della famosa istituzione francese dell'IRCAM. E passò il tempo programmando una routine che avrebbe sonorizzato tutti gli ambienti dell'IRCAM per un anno intero o anche più, con musica sempre costantemente generata dal computer e sempre diversa. Naturalmente questa sua esperienza è passata totalmente inosservata all'IRCAM come altrove, ma dà l'idea di come Grossi sia veramente radicato in questa idea di minimalismo. Quindi ritorno a degli elementi molto semplici, ma che sono forieri di grande prospettiva. L'aveva già fatto con un progetto analogico che si chiamava Battimenti, quindi la possibilità di studiare un fenomeno molto semplice dell'acustica che però è in grado di darci una miriade di risultati sonori, una miriade di prospettive diverse, soprattutto di prospettive d'ascolto. Ecco, questa è l'idea. Che sta sotto quel progetto, ma anche altre esperienze di Grossi, no? L'idea di una variazione continua dell'ascolto, di una possibilità di rinnovare costantemente l'ascolto e di generare sempre elementi nuovi. E da questo tutta la sua esperienza, per me estremamente rilevante sulla musica automatica, sulla composizione automatica, sulla possibilità di generare costantemente strutture nuove, contenuti nuovi, di prendere materiali esistenti da archivi, da database e di trasformarli costantemente. Quindi una sorta di macchina, della musica, di jukebox automatico che costantemente rimacina e riproduce
elementi nuovi, quasi a significare che l'uomo può diventare inutile, o comunque che in qualche maniera l'uomo fa veramente poca fatica, per collegarsi a uno dei temi iniziali che ho detto, fa poca fatica per produrre musica perché delega un sistema di regole, un sistema di procedure alla macchina. Cosa rimane di queste esperienze? Qual è una possibile eredità di Grossi? Ripeto, non tanto quella di aver creato una scuola. È bene essere molto chiari, rimane poco in termini istituzionali, in termini di radicamento nel tessuto musicale italiano e internazionale, come spesso succede ai grandi. Probabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo affinché l'esperienza fondamentale di Grossi possa influenzare in maniera forte il percorso della storia della musica, ma certamente rimane prima di tutto un'esperienza forte, significativa, anche umana, nelle persone che l'hanno frequentato, e non sono poche, e comunque rimane la testimonianza del fatto che i suoi lavori, soprattutto quelli della musica automatica, soprattutto quelli in cui ha molto lavorato sull'idea di programmazione, è stato veramente pionieristico nell'uso delle tecnologie digitali, assolutamente pionieristico, anche proprio a livello internazionale. Ecco. Queste cose rimarranno come fatti tangibili, come esperienze storicizzate. Questo penso che sia una delle cose più importanti che possiamo dire di Grossi.